Un cordiale saluto da Bruno Pizzola, siete collegati con Praga per questo esordio nella competizione europea della Coppa UEFA della Nerossi Vicenza, allenato da Gibi Fabbri. Diamo subito le due formazioni, Dukla Praga che si schiera in campo con Stromski, Barnos, Fiala, Masela, Samek, Bliski, Vizek, Roth, Daigusek e Neoda. Strambacher, mentre il Vicenza si schiera con Galli, Carrera, Prestanti, Secondini, Marangon, Salvi, Cerilli, Faloppa, Guidetti, Rossi e Rosi. Tutto dunque pronto per questa sfida, appunto un esordio per il Vicenza ed è un esordio durissimo perché gioca contro il Dukla Praga, chiedo scusa. Capitanato da Neoda, campione d'Europa nel 76 con la Cecoslovacchia, che ha pescato parecchio da questa formazione, quindi è molto ostico questo turno per il Lanerossi Vicenza. Strambacher, fallo su di lui, calcio di punizione alla battuta rotta. Parte rotta, palla dentro, Neoda, gol! Vantaggio immediato del Dukla Praga e questa non ci voleva un inizio in salita per la squadra di Rossi e compagni. Doccia fredda per i vicentini che subito incassano un gol tutto molto bello. Colpo di testa precisissimo che va a battere Ernesto Galli. Ecco, rivediamo anche da questa angolazione la palla dentro e quindi il gol di Neoda. Forza ragazzi, bisogna tenere i nervi saldi in questi momenti e giocarsela fino alla fine. Salvi, Rosi, Faloppa, Blinsky va a dargli fastidio, poi il tocco per Rossi, ancora Faloppa, Cerilli. Cerilli la mette dentro e poi c'è stato. Attenzione ancora Marangon, la rimette dentro. Buon momento del Vicenza. La palla era stata intercettata da Rossi, però purtroppo non ha sortito. Attenzione ancora il Vicenza all'attacco con Cerilli. Cerilli che è stato in forze fino a questa mattina per un risentimento muscolare, poi ha recuperato e sta giocando la sua gara. Palla dentro verso Paolino Rossi, Faloppa, il cross e la palla che termina in calcio d'angolo. Bene così. Rosi alla battuta. Palla dentro, esce il portiere. Chiedo a Roma se sentono la mia voce. Perfetto. Non mi sentivo più in cuffia. Attenzione, Rossi! Incredibile gesto atletico del difensore del Dukla Praga che toglie la possibilità a Paolino Rossi di ribadire rete. Vizek. Samek. Samek sul fondo. Lo affronta a Carrera. Il capitano tiene duro, poi il tiro cross e Scegalli, palla allontanata. Fiala. Rossi gli porta via il pallone, punta la porta Rossi, anche se ci sono molti metri che separavano l'attaccante dalla porta del Dukla Praga, però era l'ultimo uomo. Difatti ha perso il pallone e ci vuole un'azione corale. Attenzione intanto al Dukla che avanza. Cerilli. Fermato Cerilli, poi Salvi, Samek, il tocco. Calcio di punizione in favore del Dukla. Ecco, rivediamo il fallo su Neoda. Dai Gusecca la battuta. Palla dentro l'area, attenzione, Prestanti al rinvio. Rossi anticipato. Faloppa per Rossi.
Attenzione Rossi, esce il portiere del Dukla e rinvia Cerilli. Cerilli. Il tocco per Faloppa. Cross troppo lungo dentro l'area del Dukla. Leoda, Stambacher. Lo ferma molto bene, Capitan Carrera. Cerilli. Avanza Cerilli, tocco verso Rossi che non riesce ad approfittare. Dai Gusek, fermato. Rott. Prova a rilanciare Blisky, vantaggio su di lui Secondini che tocca verso Carrera, il rilancio del difensore vicentino. Rossi, Faloppa, Rossi, avanza Rossi, Rossi ha provato a penetrare nell'area di rigore ma non è riuscito. Guidetti, Faloppa, Faloppa. Fermato poi, peccato, era buono lo spunto del numero 10 Vicentino. Blisky. Blisky evita l'intervento di Secondini, il tocco per Stambacher al limite. Chiuso, molto bene da Prestanti il tiro e poi la palla che termina fuori. Si dispera Blisky. Ecco, rivediamo l'azione degli attaccanti del Dukla Praga. Rinvio di Ernesto Galli, 33 minuti nel corso di questo primo tempo che vede la Nerossi Vicenza soccombere per una rete a zero. Vicenza che sta giocando comunque una buona partita senza alcun timore reverenziale. I vice campioni d'Italia riescono ad imporsi in avanti, mancano di lucidità negli ultimi metri. Però quel che conta è non demoralizzarsi. Cerilli. Fermato Franco Cerilli, calcio di punizione per il Lanerossi Vicenza. La battuta è lo stesso Cerilli. Palla verso l'aria, il colpo di testa di Rossi, il pallone che termina fuori di pochissimo. Si dispera l'attaccante della nazionale. Rivediamo il cross e il pallone che termina fuori. Buona l'idea. Rinvio del portiere cecoslovacco. Rott fermato energicamente da Salvi. Samek fischia il pubblico cecoslovacco. Ancora Samek. Attenzione, palla dentro! E poi ci mette una pezza a Carrera. Riparte la Nerossi con Rosi. Fermato. Faloppa. Faloppa riesce a resistere un take l'avversario. Vizek. Leoda lo scambio con Rott. Lo attacca Salvi. Rilancio verso Stambacher. Esce di piede Ernesto Galli a risolvere una situazione da libero aggiunto. Siamo ormai alla fine del primo tempo, Faloppa, Cerilli. Il lancio verso l'area del Dukla e poi forse un po' troppo spaventato. Mette in calcio d'angolo il difensore del Dukla, palla dentro, allontanano cecoslovacchi. L'arbitro intanto controlla il cronometro ed è finito il primo tempo. Dukla Praga 1, Lanerossi Vicenza 0. Siete nuovamente collegati con la Praga per questo secondo tempo tra il Dukla Praga e Lanerossi Vicenza. Ricordiamo il risultato 1-0 per il Dukla Praga, gol di Neoda. Macela, Vizek, Neoda, Vizek, ha cominciato la gara all'attacco dunque il Dukla Praga, ecco Rosi che avanza, Rosi fermato da Barnos,
Vizek. Barlos. Ha cominciato bene questo secondo tempo la formazione cecoslovacca. Salvi. Marangon. Il tocco per Faloppa. Cerilli. Avanza Franco Cerilli, lo scambio con Rossi. E l'arbitro dice che era fuori gioco Franco Cerilli. Si riprenderà con un calcio piazzato alla battuta Fiala. Tocco corto verso Summer. Stambacher la mette dentro, allontana la difesa vicentina, ma l'arbitro ha fermato il gioco. Ecco, rivediamo, c'è un fallo di Carrera su Stambacher. Dai, Guseca la battuta, manca il colpo di testa per fortuna. Attenzione, palla pericolosamente ai vertici dell'area piccola, è stato graziato, attenzione Rossi, lanciato da Salvi, Rossi in area, tiro di Rossi, gol! Pareggio di Rossi, fantastica azione, contropiede, grazie a questo pallone di Salvi che ha rilanciato verso il centrocampo dove era postato Paolino Rossi, che è stato spietato. Ecco, rivediamo da quest'ottima inquadratura un lancio perfetto millimetrico per Rossi che entra in area e batte il portiere del Dukla Praga. La Nerossi Vicenza dunque pareggia il conto meritatamente. Gol strepitoso di Paolino Rossi. E adesso speriamo che i ragazzi di GB Fabbri riescano a tenere duro, perché pareggiare qui, segnando per giunta anche un gol, è molto importante per la gara di ritorno. Fiala, vedremo adesso cosa saprà fare il Dukla Praga. Salvi, splendido il suo passaggio in occasione del gol del pareggio di Rossi. Bannos. Guidetti. Fermato Guidetti da Vizek che rilancia verso Neoda, il capitano. Sbagliato il passaggio di Neoda. Marangon prova a rilanciare Rosi. Buona la partita anche di Rosi che fa da spalla Paolino Rossi. Samek. Samek. Alla meglio Marangon che mette in fallo laterale. Guidetti, spazza via Guidetti. Fiala. Attenzione, c'è uno spazio libero. Gestiscono bene la situazione i difensori della Nerossi Vicenza. E bisogna stare molto attenti a non subire un altro gol, perché, ripetiamo, nel computo della gara di ritorno, attenzione, c'è questo lancio, rilancia la difesa vicentina. Dicevamo, nella gara di ritorno è importante a questo punto arrivare con questo pareggio per poi giocarsela alla pari contro quest'ottima formazione. Ricordiamo, attenzione, avanza il Dukla Praga, poi molto bene viene fuori la formazione vicentina. Rosi, il lancio verso Faloppa. Faloppa viene anticipato, peccato. Calcio d'angolo. Rosi è la battuta, palla dentro, allontanano i difensori, recupera Cerilli che poi va a cercare di disturbare il portatore di palla del Dukla Praga. Macela, addirittura Rossi in copertura. Marangon, fatto fuori Marangon, il cross dentro, esce Ernesto Galli,
Molto bene. Attenzione ancora il Dugla dentro l'area, Faloppa a difendere Maragon, spazza via. Rosi, ottimo lo stop di Pet, Rosi fermato, recuperano i giocatori di Vicenza, Maragon. Maragon avanza sulla fascia, il cross dentro per Rosi, attenzione Rosi, Rosi, Rosi deve tirare, peccato, perde l'attimo. Maragon, palla in calcio d'angolo. Ottimo momento del Vicenza, Cerilli alla battuta. Palla dentro, lontana la difesa cecoslovacca, Faloppa, Cerilli, Cerilli. Fermato Cerilli, può ripartire il Dukla Praga. Barnos, lancio lungo che oltrepassa la linea centrale del campo. Attenzione, Neoda, Neoda, prova il tiro e il palo. Palo alla sinistra di Ernesto Galli, che peraltro era ben piazzato. Poco meno di 5 minuti al termine con il Lanerossi Vicenza che sta resistendo a questi ultimi attacchi del Dukla Praga che non ci sta a pareggiare. Faloppa, Faloppa, avanza Faloppa, deve passarla adesso, peccato, ha perso l'attimo. Rosi, Maragon, lo scambio, calcio di punizione per il Lanerossi Vicenza, la posizione è ottima per questo fallo su Rosi. Rosi alla battuta, schierata la barriera, parte Rosi, la palla alta di poco, peccato. Rivediamo da questa angolazione, rinvio del portiere del Dukla. Siamo ormai agli ultimi minuti di questa gara, tenta il Dukla Praga di chiudere il discorso, ma non è cosa facile contro questo Lanerossi Vicenza che è ben schierato in campo. Attenzione, palla dentro, allontana Prestanti, ancora Dukla all'attacco, Rott dentro, palla che danza pericolosamente nell'aria ed è finita. Lanerossi Vicenza pareggia a Praga contro il Dukla Praga. Dukla Praga 1, Lanerossi Vicenza 1. It's all there, that savoir-faire, plus a touch of class. He walks in and brings that grin, and they all fall en masse. Got to be the total hit, plus a touch of class. Adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the Maximos? Simply raise your glass. Uninvolved, this means resolve to hit and run and pass. So he thought till he got caught by a touch of class. So he thought till by a touch of, just a touch too much of, just a touch of less. Simply raise your glass. I'm involved.
was on to hit and run and pass. So he thought till he got caught by a touch of class. So he thought till he got caught by a touch of, just a touch too much of, just a touch of.